Ritroviamo coach Scaroni dopo due mesi dall'avventura di Verona Nuova, si riparte, campionato nuovo, squadra nuova, progetto nuovo. Le tue sensazioni? Sì, le sensazioni sono sicuramente positive, sono belle perché per me è un po' un ritorno un po' al passato, anche perché ritrovo tanta gente che ho lavorato qua quando c'era Salò e quindi ritrovo ritrovo Mirandi, general manager Paolo, ritrovo Apollonio che era presidente e sarà il direttore sportivo vice allenatore, ritrovo tante persone che ci hanno sempre sostenuto come tifosi, come dirigenti e come tornare a casa, insomma, dopo 10 anni ritorno a casa. Insomma. Ritrovi però una squadra che lo scorso anno ha fatto molto bene, almeno nella regular season, una squadra che così non ha perso qualche giocatore ma ha messo dentro giocatori importanti. Con che programma partiamo? Sì, abbiamo cercato di fare una squadra che ci dasse tante possibilità, anche perché abbiamo perso dei giocatori, anche per varie vicissitudini, varie problematiche, sono persi, abbiamo fatto dei cambi anche a livello tecnico, abbiamo preso un giocatore di esperienza che già avevo avuto già a Salò, che è Paolo Denti, abbiamo preso due ragazzi giovani che sono Pezzali e Ambrosi, che ci danno qualità a livello di esterni, abbiamo preso anche altri 2 o 3 ragazzi giovani che sono Basuc e Bertulli, che ci danno una mano anche in allenamento, e abbiamo cercato di completare una squadra inserendo 3-4 giovani come un giocatore esperto e tenendo un nucleo importante dall'anno scorso, tenendo i vari Milovanovic, Mora sotto canestro, i vari Fraboni da un Freddy Playmaker e Bergomi e Simoncini come esterni. Lo scorso anno era un anno un po' di aggiustamento con la riforma che aveva portato alla C-Gold e la C-Silver sembrava essere un attimino penalizzata dal punto di vista tecnico. L'impressione è che quest'anno invece ritroviamo un girone tostissimo, lo è sempre stato il girone in cui ci sono le bresciane, adesso che è diventato poi un girone mantovano mi sembra peggio ancora. Sì, è veramente un girone molto molto difficile, anche perché le mantovane sono veramente squadre molto importanti. E anche perché Quistello ha vinto il campionato, Asola si è rinforzata, è diventata una squadra fortissima prendendo giocatori a categoria superiore, e Sustinente che ha perso i playoff è molto, una squadra molto importante, Viadana è retrocessa dalla Gold, quindi le 4 mantovane molto forti. E le squadre che sono rimaste del girone l'anno scorso, i vari Seriano, Busnago, squadre importanti, Verola che l'anno scorso ha fatto la finale e quindi una squadra molto attrezzata, sarà un campionato di altissimo livello, ma già l'anno scorso secondo me era già un buon livello, che si pensava, tutti che si pensava che fosse un livello abbastanza soft, invece già era un buon livello, quest'anno probabilmente si è alzato il livello, sì. A complicare le cose poi c'è la formula playoff dove si mischia tutto e dove forse sminuisce un po' quella che è la regular season come abbiamo visto lo scorso anno. Sì, è vero, perché poi alla fine le 8 del tuo girone si vanno a fare in 3 gironi diversi e quindi sono 3 tabelloni, e l'anno scorso sono salite, nessuna prima è salita l'anno scorso, praticamente tutte le squadre sono salite, squadre non arrivate prima in classifica, e quindi questo a volte è un po' un peccato, anche perché di solito chi gioca il suo campionato, conosce le squadre del suo girone, le affronta tutto l'anno, le vede e poi deve trovarsi a giocare già il primo turno una squadra di un altro girone che conosce poco. È vero che vale per tutte e due, però probabilmente per gli off dello stesso girone era la cosa un po' più giusta. Ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. La grande novità del Prevalle 2016-2017, ce l'ho vicino a me, un volto storico della società, stavolta abbiamo fatto un passo laterale, è cambiato parecchio, spiegaci tu com'è stata questa scelta. Ma dopo molti anni di allenatore, un po' il lavoro, soprattutto la famiglia, ha chiesto un passo indietro, fortunatamente c'è Adriano così libero, col quale abbiamo condiviso un sacco di vittorie, un sacco di anni assieme, e la scelta è stata abbastanza automatica, quindi credo che anche la società adesso serva una figura un attimino più dirigenziale, perché stanno crescendo molto, e quindi abbiamo deciso insieme di fare un passo indietro dal punto di vista tecnico e concentrarci un attimino di più sul resto.
Ha parlato proprio di crescita societaria, vorremmo ricordare i numeri di questa società che è partita mi pare 6-7 anni fa dalla prima divisione e sta facendo un lavoro sul territorio anche importante. Sì, appunto tanti anni fa abbiamo fatto questa scelta dopo i fasti della C1 di ripartire, di puntare sui giovani, abbiamo prima iniziato da quello e fai conto che adesso abbiamo circa 300 iscritti sui paesi di Prevalle, Salotto, Scolano e Muscoline e quindi serve chiaramente un grosso impegno dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo. Le categorie più grandi per adesso noi abbiamo il 2002, quindi la prima squadra deve aspettare ancora un paio di anni prima di vedere i primi inserimenti, però già quest'anno con gli under 15 e con gli under 13 credo che faremo degli ottimi campionati. L'impressione quest'estate è che molte società si siano trovate impreparate e che la C-Gold in realtà spaventi. Qual è la situazione così di Prevalle? Noi nel senso che se avessimo vinto il campionato l'avremmo fatta con tutti i problemi chiaramente del nuovo impianto che non avremmo avuto di andare a cercarlo. Chiaramente non è in questo momento tra le priorità, nel senso che vogliamo consolidarci in questa C-Silver e poi chiaramente noi siamo abituati a fare le cose bene e la parola vittoria è una parola che ci piace, ecco. Però siamo consapevoli che il lavoro da fare deve essere graduale e i passi devono essere fatti a debito. Gli attimi giusti, insomma, ecco. Direi che è una scelta sensatissima, io ti auguro quanto prima di realizzarla. Ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Il colpo grosso dell'estate, Paolo Denti a Prevalle, hanno detto tutti un ritorno, si chiude un cerchio. Sì, no, colpo grosso non è, ma nel senso sono molto contento di tornare qui, conosco tutti, l'ambiente, conosco società, compagni di squadra, i ragazzi giovani quando ero qua 8 anni fa. È un ritorno a casa, sono molto contento e molto motivato. Osservava Coach Scaroni che comunque è un campionato in cui il livello si è alzato, quindi è un campionato dove c'è bisogno di giocatori importanti e troveremo giocatori importanti. Sì, no, ho dato un'occhiata sul vostro sito dei roster, il livello è molto alto. L'anno scorso i ragazzi hanno fatto molto bene, proviamo, sarà dura a rieguagliare almeno il percorso nella regular season e poi si vedrà. A livello altissimo, però ci prepariamo bene anche noi e quindi ce la giochiamo. C'è un giocatore che ha nel cuore il Prevalle, quest'anno ci ha lasciato, tu lo conosci bene, Chab, bisognerà cercare di rimpiazzarlo, sarà difficile dai punti ma sicuramente con l'impegno e col gioco dovrete farlo voi che siete i giocatori che hanno avuto anche una carriera importante. No, Mattias è come persona e come giocatore insostituibile e sicuramente se vengo qua o cerchiamo di fare le cose che faceva Mattias facciamo dei disastri, noi dobbiamo fare le cose che siamo capaci a fare di squadra e cercare di ottenere i risultati insieme, non individualmente e quello lo possiamo fare. E poi Mattias rimane inimitabile, è un campione sia nello sport che nella vita. Ti ringrazio e ti auguro buon campionato.